Coppa di maiale, cotta a bassa temperatura sottovuoto. Benvenuti su Razio Food Experience e oggi proviamo a fare un altro pezzo del maiale usando la tecnica della bassa temperatura sottovuoto. Avevo fatto l'arista, ho fatto la pancetta, provo a fare un pezzo che ha una quantità di grasso intermedio tra l'arista e la pancetta, che è la coppa. Gli ingredienti per questa ricetta sono molto semplici, perché ho bisogno solamente di una coppa, un mix di spezie che a base di zucchero e sale, più altre spezie che trovate in sovrimpressione. Durante la notte ho anche fatto una salatura a secco, una salamoia a secco, un dry brining, utilizzando 40% di zucchero e 60% di sale, e ho ricoperto di fatto di sale. Alternativamente avrei potuto fare una salamoia con acqua al 5% e zucchero al 3%, ma stavolta ho provato a fare una salatura a secco. Ho perso un pochino di acqua, perde una ventina di grammi di acqua, a causa del sale, però il sale entra in profondità e il pezzo di carne sarà molto più buono. E in più, con la cottura a bassa temperatura non perde tanti liquidi, ne perderebbe moltissimi di più se la cuocessimo con una tecnica tradizionale, e quindi all'interno sarà tenerissima. Allora, questa è mezza coppa, perché è un pezzo da circa 1,5 kg. Una coppa normalmente pesa circa 3 kg, forse qualche cosa di più anche. Bisogna ricordarsi di chiederla in anticipo al macellaio, è uno di quei pezzi che non sempre si trova, se glielo chiedete sicuramente ve lo procurerà, e costa poco. Siccome abbiamo un grosso pezzo di carne, ci conviene legarlo in modo da dargli una bella forma. Così evitiamo che la busta del sottovuoto ci schiacci l'arrosto. Okay. A questo punto l'ho legata. Cosa dobbiamo fare? Beh, la prima cosa è ricoprire questa coppa con il nostro mix di spezie. Massaggio con un po' di olio, potrei usare della mostarda, l'importante in questa fase è solamente massaggiarla, in modo che poi sarà semplice mettere il mix di spezie che aderisca bene alla carne. Okay. Questo è più che sufficiente. Cospargo questo bel pezzo di carne con il mio mix di spezie. Importante cospargerlo da tutte le parti. Tutto quello che cade lo recuperiamo. Bene. La nostra coppa è pronta per essere messa in busta. Sto usando una busta gofrata adatta alla cottura, evidentemente. È importante usare la busta gofrata perché sto usando una macchina del sottovuoto a estrazione, ci vuole una busta gofrata per questo. E ho fatto il risvoltino per evitare che si unga, diciamo, la parte che poi deve venire saldata. Ok? Ho fatto una busta grande. Questa coppa andrà cucinata a 65 gradi per 24 ore. Nel frattempo io ne avevo già un'altra che avevo già cucinato allo stesso modo, qui l'avevo messa a rinvenire alla temperatura di 63 gradi e mezzo. La tiriamo fuori dal bagno termostatico. Ecco qua. Nel frattempo, nello stesso bagno ci metto questa nuova coppa. Ecco qui. Alzo la temperatura a 65 gradi.
tra qualche secondo lo raggiungerà, e la lasciamo così fino a domani. Ok, pronti per aprire la nostra busta? Tiriamo fuori il preziosissimo liquido con cui ci faremo una bella salsa. Non va mai buttato, questo liquido. Passo direttamente su un passino. Questo è un liquido che faremo ridurre e poi ci aggiungeremo qualcosa per farne una bella salsa. Ci si può aggiungere olio, ci si può aggiungere burro, insomma. Ok, adesso asciughiamo bene il pezzo di carne. Vediamo se si può, sì, si può toccare. Non è troppo caldo. Ecco qua. Lo asciughiamo bene e lo andiamo a rosolare. Io ho il forno a 250 gradi, prendo la griglia, attenzione, è molto caldo. A me piace metterlo sulla griglia, però bisogna stare attenti perché a questo punto gocciolerà qualche cosa sul fondo e allora io ci metto una piccola teglia con dell'acqua. Così sono sicuro che le gocce cadono nell'acqua e non fanno il fumo. Ecco qua, mettiamo sotto. Pronti, va, che bello, è venuto bellissimo. Questa è calda, per quello che fa shh. Se li mettiamo subito in forno. Farei stare in forno per 7-8 minuti, dopo 4 minuti cambierò il verso. Ok. Alexa, timer tra 4 minuti. 4 minuti a partire da ora. 250 gradi, grill acceso. La salsa che ho filtrato la metto in una casseruola per una decina di minuti, per farla ridurre. Pronti per girare la carne. Ecco qua. Ah, guarda lì che perfetta rosolatura. Gli altri 3 minuti dall'altra parte. Tre minuti e voilà. Pezzo di carne perfettamente rosolato. Ho recuperato tutto il liquido che avevo ridotto 10 minuti sul fuoco. L'ho messo in questo contenitore insieme alla stessa quantità di olio e sto facendo una specie di maionese. È una salsina, non è che deve diventare proprio come una maionese, però gli diamo un po' di consistenza. Carne perfettamente rosolata. Guarda qua, bellissima. Ok, vediamo com'è venuta, Ma che meraviglia. Ah, che profumo. Perfettamente rosa in mezzo, perfettamente abbrustolita, Tutta la parte interna, il tessuto connettivo adesso è diventata gelatinosa. Perfetta. Vediamo all'assaggio, Questa se la si lascia in frigorifero la si può mangiare da fredda, conviene affettarla con l'affettatrice. Però si può mangiare anche in questo caso da calda. È tenerissima, Come tagliare del burro. Una bella fettina. La carne è incredibilmente morbida e tende un po' a sfaldarsi. Mettiamo in un piatto. Prendiamo la mia maionese, qua che meraviglia che è venuta proprio la maionese. Sì, mettiamo un po' di... Io non sono capace a fare queste cose qui, però insomma. Aspettiamo un pochino di salsina.
E voilà! Coppa di maiale a bassa temperatura sotto vuoto. E veniamo all'assaggio. Tenerissima. Sì, è di molto buona. Vediamo la parte un po' più grassina che è qua. Vedi, salsina. Proprio un bel arrosto di maiale, eh? Devo dire che è una via di mezzo tra la pancetta che avevamo già fatto e l'arista, perché è una parte molto più magra della pancetta, però chiaramente molto più grassa dell'arista, e secondo me è un po' una combinazione perfetta, molto simile alla consistenza della spalla, quella che avevamo usato per fare il pulled pork, eh? Il sapore è quello. Questa salsina devo dire è anche piuttosto spettacolare. Eh sì, proprio buona. Olio e i succhi che erano venuti fuori dal, diciamo, dalla cottura, e ho appena ridotto, li ho ridotti circa 10 minuti, ho fatto una maionese, è venuta buonissima. Che vino metterci? Direi un bel Chianti, eh? Chissà, ma perché no anche una buona Barbera? Non è tanto grasso questo piatto, quindi ci metterei anche una buona Barbera. E chissà, mi sa perché mi è venuto anche in mente un Nero d'Avola, così abbiamo coperto tutta la penisola. Comunque questo è piatto da Chianti. Iscrivetevi alla mia newsletter domenicale, iscrivetevi al canale e se il video vi è piaciuto, cliccate like. Ciao e alla prossima!